Ancora grazie di essere qui così in tanti. 2013, un quadro, un anno, 365 giorni. Sono giunto alla conclusione che, pur essendo assai limitate le mie possibilità di ulteriore iniziativa, posso concorrere almeno a creare condizioni più favorevoli allo scopo di sbloccare una situazione tra posizioni inconciliabili. Corpi distesi, vicini, distanti, dipingere, illustrare, descrivere, interpretare, decifrare, uno scenario nello spazio teatrale di un quadro, teatralizzare nello spazio pittorico di un racconto, mettere a fuoco, riflettere. Abbiamo consegnato al Presidente della Repubblica le nostre riflessioni. Riflettere. Le nostre riflessioni partono da quello che sentiamo venire dal Paese. È un'esigenza di governo, è un'esigenza anche di cambiamento. Messaggi, massaggi, mixaggi. Allora signori, il cambiamento è già avvenuto. Allora il mio grido è: arrendetevi! Siete circondati! Che non c'è l'accantonamento per gli esodati, né il numero, ma almeno di 65. Allora, è una pratica che va studiata, la studieremo con cura come è nostra abitudine, ma su questo adesso non abbiamo ancora nessuna idea chiara e precisa. Grazie, grazie, buona giornata. Il sonno della ragione genera costi. Torna la tensione sui mercati, dati poco positivi sull'occupazione americana, rallentamento economico della Cina, hanno creato molto nazionali, Parigi, che ha raggiunto il 4% e torna all'incubo della recessione in tutto il mondo. Tutto questo caos ci vede del tutto estranei. Io ho ascoltato con piacere l'urlo spontaneo nato da questa piazza. Secessione! Parola d'ordine del Vangelo secondo Gentilini è rivoluzione. Voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani. Io voglio la rivoluzione nei confronti della televisione, della radio, dei giornali, perché continuano ad infangare la Lega. Dobbiamo mettere il culaccio in bocca e tu per il culo! Potrà parlare liberamente, no, c'è uno stato di polizia. E bravo, faccia parlare, però dobbiamo finire. Ha parlato ininterrottamente. Che ti serve lei mente, lei sta mentendo. Penso. Sul piano della comunicazione. Ci lei sta mentendo. Lei è un mentitore. Lei è un mentitore. Ci vergogni. Lei fa schifo. Sendo ma che come ci si permette? Posso però dire, va bene. Ma si vergogni, lei fa schifo. Ma vada a farsi fottere, lei è un bugiardo e un mascalzone. Così. Il quadro è un quadro di ladri, di incapaci, di ignoranti, di architetti da galera. Qui va partito in quarta subito. Non è che c'è un terremoto al giorno, eh? No, lo so. O no? Beh, certo, Io vivevo stamattina alle 3:30. Io pure. Vabbò. Ciao tesoro. Ehi, pronto. Come sta la mia consigliera bravissima? Bene, tu mi parlano tutti così bene di te, amore, che mi fai un piacere. Bene. Quindi tu sei contenta? Molto, certo che sono contenta, sono felicissima. Così, assolutamente sì. E poi quando ci sono le elezioni vieni in Parlamento. Ciao. Dalla voce deduco tu sei in treno. Sì, c'ho un sonno micidiale. Ho sentito adesso The Boss of the Boss e gli ho detto, oh, allora stasera gli ho detto, guarda che porto una mia amica, mi fa ottimo, si vede che non poteva parlare. Ti volevo un attimo briffare sulla cosa, nel senso, ci sono varie tipologie di persone, c'è la zoccola, c'è la Sud Americans che non parla neanche italiano e viene dalla favelas,
cioè quella un po' più seria, lì poi ci sono io che faccio quel che faccio, capito? Per cui, ecco, era solo per non confonderti nella massa, battiti nel cazzo e via andare. Dio, patria, famiglia sono affermazioni che oggi possono sembrare polverose, però credo che siano valori sui quali si può fondare un impegno politico ispirato al bene comune. Eh beh, non è da tutti. Se tu sei una bella donna e ti vuoi vendere, tu lo devi poter fare, perché anche la bellezza, anzi soprattutto, come dice Sgarbi, la bellezza ha un valore. Se tu sei racchia e fai schifo, te ne devi stare a casa, perché la bellezza è un valore che non tutti hanno e viene pagato. Così gli diamo delle indicazioni ai giovani di come fascista. Si devono comportare. Si può essere fascista, no? Meglio fascista. Immigrati, no, per favore, per favore. Con lei, ma non siamo mica allo stadio qui. Smettano con queste buffonate! Smettano con queste buffonate! Il Consiglio dei Ministri viene sospeso da Palazzo Chigi. I ministri cominciano a correre per arrivare in aula in tempo per votare. Corrono nei corridoi ed entrano in aula trafelati. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge a parità di voti. Questa è la tessera del ministro Alfano. E di altri oggetti che piovono dai banchi PDL. Lo ha buttato addosso a noi delle opposizioni. Sia chiaro che in quest'Aula, finché presiedo io, posso parlare tutti. Per dire, onorevoli, onorevoli colleghi. Allora io vorrei dire questo. Onorevoli. Con episodi di violenza si condannano. Onorevole. Onorevole Cento. Ma quando? Onorevole Cento. Voi siete complici se reagite così, voi siete complici ma se quando? Non date la solidarietà, ma voi quando? Siete onorevole violenti, la prego. Assai più onorevole di loro. La Russa, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. Onorevole Ministro, non le consento di insultare la Presidenza. Onorevole Ministro, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. La seduta è sospesa. E io non ho i poteri, ma io non ho il potere, Presidente, è una vergogna. Siamo qui a fare un dibattito importante, l'avete voluto voi sull'immigrazione, detto degli prosegua, onorevole Giusti. Grazie, consigliere. Colleghi, di ascoltare. E qui che cosa c'è dietro un governo che chiede 23 volte la fiducia? Lo chiederei al Ministro dell'Economia se non stesse... Senatore Garraffa, ma lei cosa pretende? Che il ministro dica quello che pensa lei? La deve smettere di fare lui l'onatore di professore. Ma basta. E si vergogni! Ho richiamato io il ministro. Ho provveduto io a far rispettare l'aula. Vi prego di rispettare voi. E la seduta è sospesa. Veli, sudari, è la nostra quell'ombra, siamo noi avviluppati, imprigionati in ragnatele di segni, di oggetti, di merci, di rapporti, di attese, rapprese, appese. Un quadro, un anno, 365 giorni, 128 passaggi non bastano, ne mancano 237.